Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikimedia e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikimedia non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, prima di entrare nel vivo e quindi dare la parola al mitico Tony Cioli-Cubiani, vi faccio una brevissima presentazione di Tikmill. Molti di voi ovviamente già conoscono il broker, ma c'è qualcuno che per la prima volta ci segue, quindi presento il broker che rappresento. Appunto, Tikmill è un broker non di lead desk, ciò significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. È regolamentato dalla FCA UK, quindi fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. Molti spesso mi chiedono cosa significhi fondi segregati, vengono e separati dalla società. Sostanzialmente questi fondi non possono essere toccati da Tikmill e sono su account bancari appunto segregati con Barclays in questo caso e quindi in caso di default di Tikmill i creditori non si possono rivalere sulla società. La velocità di esecuzione è ultra rapida, quindi una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote, nessuna limitazione delle strategie. Potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping e arbitraggio. Spread da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, e non ci sono costi né sui depositi e né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server di Tikmill, quelli più importanti di Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono gli altri di backup e potete comparare le condizioni di Tikmill, quindi spread e commissioni, con gli altri broker in qualsiasi momento e vedete che per la maggior parte del tempo le nostre commissioni, inclusi gli spread, sono tra i più bassi del mercato sul Forex. Per 2 anni di fila, grazie a queste caratteristiche, Tikmill è stata premiata come miglior broker per esecuzione sia nel 2018 che nel 2019. Allora, ciao Tony, tanto ti do il benvenuto. Abbiamo esteso un po' diciamo, il nostro programma serie di webinar, che ormai ho perso il conto, ne sono tantissimi. Abbiamo deciso appunto anche, visto comunque la situazione di estrema volatilità dei mercati, dare comunque una sorta di sostegno, chiamiamolo così, in modo tale da poter coprire almeno il lunedì e il venerdì. Quindi abbiamo steso sia appunto oggi venerdì che il prossimo appuntamento, che è quello di lunedì alle 8:45. E poi anche ad aprile avremo ogni lunedì e venerdì, tranne che ovviamente il venerdì santo, se non sbaglio, poi qualche altro giorno. Comunque avrete sicuramente ricevuto la notifica sulla vostra email, visto che siete iscritti, e basta iscriversi a un webinar per partecipare poi in automatico a tutti gli altri. Ciao Tony, vedo che già ci sono diverse domande in chat, però magari ti lascio aprire un po', fare un resoconto di questa settimana, che almeno vedo un po' è stata una settimana di ripresa rispetto ai ribassi delle precedenti. Beh, c'è stata una bella giornata di ripresa. Lunedì mattina chi era presente, delle tantissime persone presenti, ogni giorno, ogni volta battiamo il record, probabilmente anche causa il fatto che non si possa uscire, quindi bene o male l'attenzione o chi è in casa giustamente ha voglia di seguire qualcuno che parli di borsa, ecco. E abbiamo fatto il webinar, addirittura mi ricordo che consigliai di comprare il FIBA, quello che batteva, compriamolo, 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 è un'occasione d'oro. Era 14:07 in quel momento lì, evidentemente poi non si è più visto, dopo un attimo, dopo una mezz'ora, è andata 15, 6, 17, per arrivare addirittura 17:03, 17:04 per quello che riguarda il FIBA. Ieri, e più o meno
Insomma, stavolta almeno la settimana di rimbalzo l'avevo largamente prevista, anche perché leggevo, io ho una grande fortuna, faccio un post, se riesco, però ormai riesco sempre, tutti i sabati, la cosiddetta weekly note, in base alla reazione dei commenti o il polso della situazione. E c'era molte persone. Non offensive stavolta, però che dubitavano, ma come è possibile avere questo ottimismo? Ma come non è possibile dare target? Non è possibile qui, prima dobbiamo vedere, no, addirittura è venuto un omino, tal Oreste, Fabio Oreste, qualcosa del genere, spaventoso, che ha detto: io 20 anni che faccio il trader professionista, questo ottimismo, una roba spaventosa. Però insomma, bene o male ci sono stati rialzi addirittura record, dell'ordine del 10-11%. Penso quello del Dow Jones sia stato un paio di questi, degli indici principali americani. Uno non si vedeva dal 2008, uno addirittura dal 1933. Così ho letto, ma è molto verosimile. Quindi c'è stata una gran settimana di recuperi. Evidentemente la natura dei recuperi è stata data semplicemente perché le iniziative poste dalle banche centrali sono state di numeri importantissimi. I mercati sono abituati a scattare agli ordini delle banche centrali e quindi i recuperi su un ipervenduto clamoroso erano nell'aria, perché evidentemente, insomma, i mercati hanno delle traiettorie, però continuamente salgono e scendono. Oggi ci sono le prese di beneficio auspicabili, logiche, anche perché la situazione è sempre della medesima incertezza per noi italiani, per altri paesi invece progressivamente come gli Stati Uniti d'America, Regno Unito e altri paesi importanti del mondo è invece addirittura in deterioramento e quindi è normale aspettarci della volatilità. È normale aspettarci appunto un mercato incerto. Oggi siamo in una situazione più o meno che si era nasata già nella mattinata di stamattina, perché i future americani erano già negativi dall'inizio della nottata, da metà della nottata, e quindi quando i future già denunciano una negatività dell'ordine del 2% circa, oscillante dal meno 1, meno 2, è impossibile pensare che ci sia un mercato di rialzo, però insomma credo che non spaventi nessuno. Ovviamente tutti coloro, ma credo che siano pochi, che presi dal trend o presi dall'agitazione o presi da questa bellezza di grafico rialzista, abbiamo comprato ieri dopo un più 10, un più 5, un più 4. Se oggi si dovessero lamentare di aver perso, ma credo che non l'abbia fatto nessuno, almeno di queste persone qui che seguono i webinar, se lo merita anche, perché evidentemente è giusto anche seguire quello che succede e attendersi una fisiologica pausa di rallentamento dopo un recupero addirittura mirabolante, perché se noi pensiamo, non so, al Nasdaq 100, parliamo di 1000 punti quasi, perché abbiamo visto ieri sera addirittura 7,9, 7,8,90, ma abbiamo visto 6,8, per cui 1000 punti, 2000 e passa punti per l'Italia. E lo Standard & Poor's, insomma, a robe da 15%. Evidentemente anche il discorso un po' che fanno tutti, anche giusto, i volumi e la natura dei rialzi che c'è stata è stata una natura troppo frettolosa. Ma al di fuori di tutto, io consiglio, perché io vedo i commenti, i commentatori, non è che poi non sale per i volumi, è che la situazione rimane incerta, bisogna andare molto, cioè rimanere lì con gli occhioni a studiare il grafico e porsi delle spiegazioni è alquanto stupido. La situazione oggi, Boris Johnson, ad esempio, ha avuto coronavirus, il numero del
dei contagiati, sempre lo stesso, siamo in piena incertezza e quindi se si è in piena incertezza economica, eccetera, è impossibile pensare che la borsa recuperi i valori di un mese fa. Basta dire questo, non la meno neanche. È inutile stare lì a studiare i volumi, non i volumi, la rottura, la resistenza, Fibonacci, tutte quelle storie lì sono stupidaggini, proprio lo dico, e siamo in una situazione così per cui si va su, si va giù, si va su, giù, si va giù, sta nella sensibilità delle persone a capire che evidentemente non, prima o poi c'è un ritraccio, ovviamente prima o poi, ovviamente magari uno se la tendeva ieri, ieri è stato insaccato ulteriormente, però basta aspettare, limitare le size e non mettere degli stop, non mettere degli stop nel senso che avendo delle size estremamente limitate è facile fare quelle tecniche che un po' cercare di insegnare attraverso delle mediature e riacquistare i pezzi immediati nei giorni, via via, nelle ore che si accumulano, via via nel retrocedere del passo. Perché non c'è qui, potete chiamare chi volete, gli esperti, non so, qualsiasi esperto, non esiste oggi fare dei ragionamenti che al superamento del, come si usa fare, se superiamo i 17,6, resistenza fondamentale, setup, angolo, quello che volete, è uguale. Se supera 17,6, può andare 17,7, 17,8, ma non vuol dire niente, perché l'importante invece è sentire le news, sentire cosa dice Mentana, leggersi un giornale, e se la situazione è quella che è molto presumibile che questi discorsi qui siano molto carini da fare a degli ebeti, ma non a chi segue questi webinar, altrimenti non sareste qui numerosissimi a sentirli. Chi ragiona in quel modo lì, purtroppo, è una persona che non gioca e cerca di formalizzare delle tecniche per cercare di venderle a chi gioca, ma non le fa lui, perché se le facesse non avrebbe neanche i soldi per andare a fare la spesa e per collegarsi e insegnare le cose. In questo momento qui. In altri momenti la duttilità e la flessibilità del trader è un altrimenti i miei figli sarebbero dei trader, il mio padre era un trader, evidentemente non si può trasmettere più di tanto, l'esperienza insegna, però io cerco di agevolare un po' questo percorso, evidentemente. L'adattabilità del trader sta anche nel capire quando ci sono certi momenti in cui il superamento di un certo livello può andare bene. Questo è ovvio, ma non in questo momento in cui c'è la pandemia mondiale e quindi tanti discorsi veramente sono osceni. Anche perché un giorno sì, un giorno no, c'è una presa di posizione di una banca centrale. C'è una presa di posizione di governi, si attuano politiche fiscali mai viste, manovre di 2.000 miliardi di dollari da parte di Trump, 1.500 di QE da parte della Fed, 750 da parte della BCE, centinaia di miliardi di euro da ogni governo, Eurobond, coronavirus bond che vengono decisi o tolti nel giro di 2 ore. Fare previsioni è sempre possibile, ma in ogni caso gli eccessi non devono essere mai seguiti, sia in intraday sia nel daily, per cui è evidentemente che dopo un più 10, un più 4, anche io, ad esempio, già ieri, più 4, se avessi fatto la stessa cosa di che sto facendo oggi, l'avessi fatta ieri, sarei stato cauto, e invece la borsa è salita fino nella serata. E quindi oggi, ieri sera, avrei fatto un webinar uguale, avrei detto shortate tutto, l'ho detto da qualche parte, shortate quello che potete. E poi, evidentemente, ogni volta bisogna fare la classifica in base a quello che succede. Quindi non hanno neanche senso quelle previsioni, eccetera. Evidentemente, il riassunto di questa settimana, così finiamo questa prima parte introduttiva, è che le banche centrali hanno risposto in maniera importantissima. Ho una difficoltà mia personale, e non, ho dei problemi io, nel senso che l'ho già detto forse lunedì,
mettere, stampare dei miliardi, non è che uno dice bravo, cioè uno dice bravo, non so, a Ciro Immobile della Lazio perché ha fatto 27 gol, a uno che salta l'alto e fa 2,38 m, a un podista che fa 60 km di corsa in meno di 9 ore. Allora è bravo, uno dire metto 2.000 miliardi, gli stampi, metto 3.000 miliardi, gli stampi, Trump, bravi, bravi, bravi che? Può darci, può darci. Metto 50, diamo 1.200 dollari a ogni cittadino, dagliene 5.000, io se ero presidente ne do 5.000, sarò più bravo. No, la difficoltà è capire poi quanto sia la misura idonea, che ci deve essere, forse è poco, molto, ma bravi, uno basta che mette i soldi, tanto li stampano dal nulla, evidentemente chi ha un minimo di intelligenza capisce che bisogna farle adesso, in questo momento, queste situazioni, ma evidentemente nessuno regala niente, non esistono pasti gratis e quindi queste manovre che fanno risalire sulle borse, le borse sono risalite perché evidentemente erano scese nel 32-33% nel giro di poche settimane, ed è una cosa che non va mai bene, ma evidentemente con lo stesso motivo possono riscendere perché la situazione in assoluto è rimasta incertissima, anche se forse certi minimi importanti potrebbero essere stati visti, ma sicuramente a questo livello qui di prezzi sono una via di mezzo, insomma, cioè no, sono prezzi che dovranno avere uno storno successivo. Questa è l'introduzione. Vai con le domande. Perfetto, Tony. Io tra l'altro, che sono il tuo primo studente di questi webinar, io ti ho seguito nell'indicazione che hai dato per appunto la settimana precedente sulla famosa scucchiaiata là sotto sugli indici, non sull'italiano, ma su quello americano, comunque il long l'ho preso. E poi parli sempre di avere delle sides, diciamo così, che non siano troppo emotive e quindi riesco ancora a mantenere questi long, quindi lo vedete anche dalla piattaforma, con i mini lotti di Tick 1000 sull'S&P, circa 500 euro di guadagno fatti con un mini lotto, sono qualcosa di sicuramente interessante, quindi ringrazio Tony sempre per le indicazioni fornite durante questo webinar. Allora Tony, ce ne Bene. sono diverse, diverse, ma allora, vediamo un po'. Allora, io partirei con Francesco che chiede: ciao Tony, in ottica di investimento, se la crisi continua, quale valuta tra dollaro, yen, franco svizzero secondo te potrebbe difendere un portafoglio? Yen. Dire lo yen perché la storia insegna che la valuta yen è la valuta più difensiva in assoluto, per tanti motivi che ci vorrebbe quasi un webinar per spiegarlo, ma perché lo yen è una... Ci siamo? Sentito dei rumori? Sì. Io direi dello yen sia per motivi storici perché bene o male il dollaro statunitense adesso si è dimostrato forte solo per un motivo tecnico, solo per un motivo tecnico era sceso fino a 1,6 perché c'era una richiesta enorme di liquidità in dollari per andare a coprire dei margini e liquidare delle posizioni. Quindi quando liquidi ad esempio l'oro, ad esempio il petrolio o ad esempio delle azioni, non fai altro che trasformare il tuo portafoglio in un asset e liquidarlo e quindi avere dei dollari. E al tempo stesso questo vuol dire che il dollaro di fatto viene accreditato nel tuo conto titoli o degli operatori che hanno liquidato e quindi di fatto creano indirettamente una domanda di liquidità di dollaro, che poi a loro volta può servire per pagare o coprire determinati margini.
dollaro era cresciuto per questo. E adesso le borse sono andate meglio e automaticamente vedete che il dollaro, ad esempio, contro dollaro, contro euro è andato da 1,6 a 1,10 e 70, proprio perché non c'è questo tipo di esigenza. A livello storico, lo yen invece è una valuta che ha sempre, avuto l'effetto di bene rifugio, di valuta rifugio, perché storicamente i giapponesi credo che siano da 20 anni a tassi zero, non da qualche anno come la BCE o gli americani. Gli americani hanno addirittura alzato i tassi, adesso sono ritornati a zero. E quindi, proprio per una questione storica, lo yen è sempre stato venduto perché baluardo di sicurezza tra gli operatori, cioè dava molta sicurezza di poter essere, di indebitarsi in yen, voleva dire non pagare i tassi di interesse e poi coprirsi con degli swap sulle altre valute. Io mi indebito in yen, mi indebito in yen, compro asset finanziari e pago zero per il mio indebitamento di yen per tenere i miei asset finanziari. Dal momento che c'è un sell-off o una liquidazione degli asset, lo yen storicamente viene ricomprato e quindi se uno vuole e può pensare che dopo questo rimbalzo continui un flusso lento di uscita, se uno si vuole proteggere, lo yen rimane, a mio avviso, la moneta più indicata. Per rispondere alla domanda, io non faccio valutazione, rispondo alla domanda tecnicamente. Perfetto. Poi Pietro ti chiede, secondo te potrebbero aprire in gap gli indici americani lunedì nel caso dovessero aumentare, le vittime in America, tra sabato e domenica? Quindi lui chiede se appunto dovesse ancora aumentare il numero dei morti, negli Stati Uniti, che impatto potrebbe avere sugli indici? Ma Pietro, diciamo che le ultime 4 volte, l'ultima volta, un po' in parte ho sbagliato anch'io, perché sono stato bravissimo venerdì scorso a quest'ora, bravissimo. Io mi faccio complimenti da solo perché, cioè, nei webinar, Te li perché farò anche in chat. una roba mostruosa, perché con sicurezza ho detto l'ultima mezz'ora sarà un sell-off della Madonna, e l'ultima mezz'ora è venuto un sell-off della Madonna. Sono venuti giù una cosa pazzesca, però è anche vero, e lì un pochino ci ho rimesso, e ho detto se questa volta chiude sui minimi faccio il tentativo, la scoppiata da sotto, qualcosa ho fatto leggero, per cui è vero che ho sfruttato l'onda fino al massimo, poi ho preso qualche cosina, poi c'è stato un po' di rosso, poi molto rosso, un po' meno, e qualche cosa poi si recuperava se uno teneva. Come vi ricorderete, lunedì mattina si è aperto un po' un gap down, ma c'è stata un'esplosione subito già a partire da metà della mattinata. Adesso dico io, è una bella domanda questa. Io ribadisco, perché la borsa è così assurda, ribadisco la stessa cosa di venerdì scorso, perché mi sembrano è così assurda la borsa, che può darsi che anche questo weekend possa succedere circa quello che avevamo visto venerdì scorso. È vero che l'altra volta mentre parlavo eravamo a indici un po' più sostenuti, mentre qui ad esempio il Nasdaq è meno già 2,50, meno 3% il FIB, c'è già uno storico. Ma ugualmente, tenendo conto che sono gli americani i comandanti, io mi aspetto di nuovo. Infatti ho una posizione short, una piccolina perché ho anche delle opzioni, però rimango una posizione short che decido di comprare intorno alle 21, cioè intorno alla chiusura dei mercati americani. Ho una posizione di Nasdaq 100, un future ordinario. E quindi per rispondere esattamente all'interlocutore, dico che mi aspetto una discesa. Che ci sia un ulteriore gap down lunedì prossimo, a questo punto io seguo i future, qualche cosa lo sappiamo tutti, insomma, c'è il G che fa, anche se concorrente, ma
è inutile farci, lo guarda tutta Italia, fa i weekly G settimanali. E questi G effettivamente, mentre un anno fa, un anno e mezzo fa, era un mercato che era uguale a quello che facevano, perché muovevano, adesso sostanzialmente dà delle indicazioni, lo sappiamo tutti. E quindi storicamente c'è il G che già la sabato e la domenica ti dà queste indicazioni, meno 1, meno 1 e mezzo, meno 2, meno 0,7, che sono funzione un po' del gioco che fanno i clienti di G, un po', e un po' di alcuni algoritmi e indicazioni che derivano anche evidentemente dal gioco, ma anche dalle news che arrivano. Sabato e domenica, è cinico dirlo, ma io ho fatto una previsione, questo è il core del webinar di oggi, ho fatto una previsione che il picco americano dal punto di vista emotivo, faccio la premessa che sono una persona buona, ma cinicamente devo fare il trader, quindi dico quello che penso senza fare il buono, nel senso che se penso delle cose negative sono brutte da dire, ma lo dico, altrimenti ci prendiamo in giro. Cioè, i perbenisti non mi piacciono e non sono perbenista. Ecco, credo che il picco negativo degli Stati Uniti d'America, New York, California, eccetera, sia previsto la prossima settimana, intorno, se ho fatto i calcoli precisi con l'Italia, il differimento di quello che è successo, sono ragionamenti che poi fanno i trader bravi, li fanno, li vedo scritti e sono ragionamenti corretti. Credo sia possibile pensare a questo dramma che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in Italia nella stessa maniera, perché adesso siamo sempre nel picco. In America penso che per il fatto di come sono un po' gli americani, un po' più trasandati, un po' più ciccioni, hanno un po' snobbato il problema, lo dico sinceramente, il problema potrebbe essere emotivamente almeno ancora più drammatico, tant'è vero che gli americani non hanno welfare che ha l'Europa o che ha l'Italia. L'Italia, tutto sommato, ha un sistema previdenziale che voi sarà criticato, hanno tagliato i fondi, tutto quello che volete, ma non ha niente a che vedere con gli Stati Uniti d'America. In senso positivo per l'Italia, almeno dal punto di vista sociale. E quindi io credo, insomma, in maniera cinica, che i mercati potranno andare a ribasso la prossima settimana. Questo recupero sembra fatto apposta, e che poi divento anch'io complottista. Sembra quel recupero dovuto all'emotività delle banche centrali. Tra l'altro io l'ho previsto, per cui ero rialzista. Chi mi legge le mie weekly note, io avevo detto investiamo con calma, sono uscito con dei certificati, però io speravo di vedere più 6, più 7, più 2, più 1, non più 10, più 5. È avvenuto male, perché il core. E in previsione, siccome voi sapete che io guardo i fondamentali, guardo le news, ho l'idea che la pressione, me ne dispiace evidentemente, anche perché sono cittadino americano, non, di cuore, se, chiunque, che anche i tedeschi, se c'è del dramma qui, anche se c'è da un'altra parte, me dispiace, ma è evidente che mi dispiace, però se uno dice così, tecnicamente, diciamo, tolte le sensazioni psicologiche, io credo che la prossima settimana si possano rivedere non i minimi, ma un 5, 6, 7% in meno delle quotazioni attuali. Mi riferisco, per essere precisi, al Nasdaq 100. Sapete che io parto dal Nasdaq e poi vado allo Standard & Poor's, poi estendo al DAX e al FIB le mie quotazioni in genere, almeno i miei articoli, perché sono i quattro che conosco veramente molto bene. E da lì poi ovviamente ognuno fa i suoi conti e può estendersi al Dow Jones o all'Eurostoxx o all'Ibex o al K40, eccetera. È possibile, secondo me, rivedere, la dico grossa, perché siamo a 7,7, 7,650, forse 7.000 punti, 7.050. Già la prossima settimana di Nasdaq, il che vuol dire un 10,
9% rispetto alle quotazioni attuali. Oggi mi sbilancio, regalo, visto che siamo a record Tony, su assoluto. questo allora io sai cosa faccio? Mi liquido le posizioni al rialzo. Bravo. Perché No, ve detto lo così. dico, oh, è una mia idea, eh. Noi abbiamo No, fatto il disclaimer, vi dico io quello che aspettavo faccio. questo webinar, ti dico che aspettavo questo webinar per dire, vediamo Tony cosa ne pensa. E io queste Io devo 700 mettere le mani avanti perché adesso tanto siete, io vedo che qui siamo a un record, ringrazio tutti perché abbiamo triplicato una partecipazione effettiva con iscrizione rispetto a già una media favolosa che avevamo l'anno scorso. Adesso l'abbiamo triplicato, per cui vi ringrazio a tutti. Insomma, siamo a livelli che non, per un GoTo webinar che non avevo mai visto. Grazie. Mi espongo, però evidentemente faccio anch'io i miei disclaimer perché mi è capitato, perché ad esempio l'anno scorso, quest'anno sono in una forma stellare, lo dico. Come dicevo, quando ho fatto degli errori l'anno scorso, a partire da ottobre, novembre, dicembre, anche giugno, col fatto che Banca Intesa non andava target a 1,72, col fatto che ero cauto, ho preso anche dei nomi da delle persone perché, oh, io ti ho seguito, pezzo di merda, ma hai fatto delle cose che mi hanno addolorato, magari posso anche capire, per cui ve lo dico, io posso sbagliare tranquillamente. E chi clicca prende la responsabilità e i meriti. C'è delle persone che mi ha fatto molto piacere, probabilmente ci stanno ascoltando, che mi hanno ringraziato perché domenica sera ho dato deciso loro long, che era 1400, ho detto long, proprio l'ho dato con decisione e ho spiegato tutti i motivi, però io gli ho detto, guarda, come tu mi ringrazi, potevi anche maledirmi perché le sbaglio. Io ho questa idea qui di un ritracciamento importante rispetto ai valori di massimo che hanno raggiunto gli indici. Teniamo conto però che il Nasdaq ha già fatto 7.900 ieri, siamo a 7.600, per cui ha già perso, diciamo, un 35% del ritraccio che do. Però ho degli obiettivi abbastanza ambiziosi per questi motivi, macrabri, perché uno fa dei conti così, però evidentemente, insomma, non ho voglia più di spiegarlo. Io questi conti la faccio da trader che ragiona in funzione delle news, anche se poi non faccio neanche, cioè non è che sono lì che insomma, uno specula sui morti, però la mia idea, sapete, vi racconto questo aneddoto perché è carino. Io sono andato molto bene, in questo marzo qui sono andato molto molto bene, ho preso tutto, rialzi, ribassi, opzioni, ho preso tutto. Quasi tutti i giorni ho fatto molto bene, ma la mia fortuna è aver visto 20 giorni fa a Piazza Pulita, 16 giorni fa a Piazza Pulita, 2 settimane fa, meno un giorno, un virologo italiano con un aspetto, uno di quelli che vedo più spesso, adesso il cognome non me lo ricordo, con gli occhiali sui 55 anni, 60, distinto, che 16 giorni fa, noi eravamo appena all'inizio del lockdown. Eravamo i giorni in cui avevamo appena chiuso un po' l'Italia. Io mi ricordo che andai drammaticamente a prendere il venerdì sera mia figlia, che era rimasta a Modena perché Bologna rimase libera il venerdì precedente, Bologna rimase libera. Insomma, per cui in questo periodo dove noi eravamo emotivamente molto scossi, questo qui, e gli americani non cagavano. Con Trump noi siamo immuni, con Johnson che diceva l'effetto Grange, e questo virologo, con una sicurezza e una classe, cioè io lo vedo, ho questa, il trader bravo ha una sensibilità, con uno che mi ispirava verità di quello che diceva, signori, con una tranquillità, una modestia, agli Stati Uniti d'America succederà esattamente, se va bene, quello che sta succedendo adesso in Italia. Ma l'ha detto proprio per forza, l'ha detto come dire, beh, è chiaro che domani è un altro giorno, ecco, con la stessa identica enfasi. E da lì ho fatto dei ragionamenti, dico, cacchio, gli americani proprio snobbavano ed erano, non mi ricordo, 8.300, 8.400, là che compravano di nuovo. E lì l'ho beccata bene, per cui vedete come le news ogni tanto o le notizie hanno una certa importanza. E questo mi è rimasto in cielo. Adesso, secondo me,
ero straottimista, vi ricordate lunedì, ma il livello, il tipo di recupero è stato troppo sorprendente. Per cui non è che divento pessimista, ottimista, un trader mi adatto a quello che vedo, essendo un po' di natura contraria, ma non perché sono scemo, perché il contrario è uno che sa che le borse sostanzialmente si comprano quando i prezzi sono bassi e si vendono quando sono alti. Invece altri, non è così, invece io è così, io sono di quelli della vecchia guardia, coltello che cade, mediare, le borse, i prezzi bassi, i prezzi alti. È ovvio che poi ci sono prezzi bassi e prezzi bassi, prezzi, e lì devi avere sensibilità. E quindi questo recupero molto esagerato mi fa sì pensare che possa essere in parte riassorbito. È chiaro che, e finisco, poi passiamo a un'altra domanda, è chiaro che, non per difendere, che l'azione delle banche centrali è più lentissimo, storico, non si vedrà mai più un'altra cosa. Però è anche vero che le banche centrali vanno a comprare obbligazioni per cercare di azzerare quanto più possibile i rendimenti e l'onere degli stati nel pagare i debiti pubblici e liberare ulteriore liquidità da parte di chi vende queste azioni, e questa liquidità in qualche maniera è vero che va a finire nel mondo finanziario delle azioni, l'abbiamo già visto. Ma in ogni caso, secondo me, ci sarà, finché le banche centrali, e questo lo faranno prima o poi, non vanno direttamente nei book azionari, è sempre possibile pensare che uno, un gestore, un fondo o qualche privato dica: vabbè, intanto vendo io le mie azioni e me le ricompro a un 10% più basso. Ecco, anche perché se c'è la banca centrale che ci aiuta, approfitto di quello che sta facendo la banca centrale per liberarmi delle mie azioni private. E quindi è anche possibile avere uno storno, non dico importantissimo, ma nell'ordine appunto di quello che abbiamo detto, di un 5%, visto che un 3% l'abbiamo già lasciato, sugli indici Standard & Poor's e Nasdaq. Finito. Perfetto, Tony. Luigi dice che probabilmente quel virologo si chiama professor Galli, potrebbe essere, non so se ti ricordi il nome, però vabbè, Galli, comunque. c'è uno di quei nomi, perché io sono qui che guardo sempre le azioni, ho sempre il monitor con la televisione. Potrebbe essere anche Galli. E comunque era Piazza Pulita con gli occhiali di stile. È uno che ha detto: in America, a New York e negli Stati Uniti succederà esattamente la cosa che sta succedendo qui. Ma quando lo disse, cioè sembrava aver detto, adesso sembra normale, sembrava aver, in quel momento lì, proprio in America, c'erano i filmati che davano i californiani che andavano in spiaggia con windsurf e andavano a vedere le partite di rugby. Allora, in quel momento, cioè il trader deve cercare subito di approfittare di questo. E quindi dopo lo storno c'è stato violento. Secondo me, ripeto, c'è il filmato, non mi prendo, io non vengo pagato, non faccio queste cose qui a livello amatoriale perché mi diverto, mi piace insegnare, io credo che una persona quando arriva a un'età matura abbia anche piacere di avere delle soddisfazioni se qualcuno può essere aiutato, insegnare. Sono qui presente Giuseppe Ciricola e può dire tranquillamente, insomma, che non è che faccia un business importantissimo, lo dico apertamente, io ringrazio anche TPIL perché qualcosa prendo, però non è il mio business, è un gettone, diciamo che è modesto, ma lo accetto volentieri, ma non è la mia fonte di rendimento, e quindi dico qualche cosa per cercare di aiutare se riesco a insegnare qualche cosa, ma non è non faccio questo perché sono è il mio lavoro. Ecco, il mio lavoro è fare trading e faccio volentieri la trasfusione di quello che è la mia esperienza per chi ha la voglia, la passione di cercare di ascoltarmi, che di fatto gratuitamente può tranquillamente sentire tutto, perché l'anno scorso abbiamo fatto 24 puntate, questa è la
quindicesima, per cui 24, 15, 34, 39 puntate. Secondo me c'è molto, molto materiale. Chi ha seguito tutto, quasi tutto, sicuramente qualche cosa ha imparato, nel bene o nel male. Un'enciclopedia del training, quindi assolutamente da seguire. E poi ci sono tutte le registrazioni sul sito, sul canale YouTube di Tikmila. Anche questa verrà messa, credo, lunedì, insieme a quell'altra delle 8:45. Allora, le domande sono tantissime, però abbiamo solo 5 minuti. Vediamo un po'. Allora, Tony, ti chiedono se è possibile, secondo te, vedere Helicopter Money per sostenere le famiglie in Italia come negli USA. Ne avevamo parlato anche nel precedente webinar, quindi magari molto telegrafico, cosa ne pensi, Ma se è io possibile? vado. Telegrafico. Allora, lettore, è possibile, sì, è possibile. In qualche maniera, leggevo adesso le partite IVA aperte, danno, se uno chiede un PIN, una richiesta, danno dei soldi. E questa è una forma sicuramente di helicopter money, Negli Stati Uniti d'America. Conosco bene quello che hanno fatto, una manovra del 1.200 euro a tutti, perché insomma almeno ne guadagni 75.000 dollari, 75.000 dollari, ragazzi, sono 68.000 euro, insomma, non è, praticamente lo danno a tutti, addirittura per ogni figlio, nel caso mio io ne ho tre, sono altri 1.500 euro a figlio, più la coniuge, eccetera, viene un sacco di soldi. Se l'ha fatto Trump, potrebbe vedersi anche in misura un po' inferiore anche in Italia in certe situazioni un po' disperate. Teniamo conto che purtroppo in Italia abbiamo un debito pubblico che non ci consentirebbe di fare delle manovre così allargate e che già quello che vorranno fare richiederà moltissime risorse. Purtroppo non esistono pasti gratis. Io ripeto, come ho detto all'inizio, vorrei dare anche, posso governare, dico, non diamo 1.200 dollari, diamo 20.000 dollari a ogni persona, però evidentemente qui non ho l'intelligenza, la lungimiranza di capire, perché leggo blog, leggo scrittori, sento conversazioni, ad alcuni, non di questi io, forse sono un anziano. Sembrerebbe che basta stampare per risolvere i problemi. Evidentemente ci sono delle controindicazioni a stampare e ve lo dico, io faccio da tonto, però ve lo dico a chi mi vuole credere, poi qualcuno non piace mai quando faccio questi tipi di discorsi, però le controindicazioni sono un trasferimento netto dei problemi alla generazione successiva o alla mezza generazione successiva, perché una generazione possa essere 20 anni. Secondo me, se diamo, io me lo auguro anche, 10.000 euro a tutte le persone, in qualche maniera o scoppia un'iperinflazione o non è possibile farlo, e da ciò che è pro in qualche modo si ha riscontro. Sicuramente però in questa situazione creiamo, e va benissimo perché è una calamità naturale, creiamo debito che lo regaliamo a quelli che vengono dopo. Purtroppo noi abbiamo regalato un sacco di soldi, ma tanti, 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 con porcherie, l'Italia in particolare, per cui, perché io ogni tanto, odiatemi, capisco anche i ragionamenti degli olandesi, dei tedeschi e degli svizzeri, delle persone un po' più rigorose, le capisco. Perché siamo un pochino più spreconi e per motivi, io purtroppo ho 58 anni, però negli anni 70 e negli anni 80, per il consenso elettorale, magari gli ultimi, siamo in avanzo di bilancio da tantissimi anni, siamo stati più rigorosi e i sacrifici li abbiamo fatti anche noi, però negli anni 80, ad esempio, con Craxi, con Andreotti, con Moro, con tutte quelle persone che c'erano, ad esempio, fecero a fine degli anni 70, primi anni 80, addirittura una legge per avere il consenso elettorale Democrazia Cristiana che consentiva le persone a 37 anni o a 15 anni, 6 mesi e un giorno di andare in pensione con l'ultimo stipendio, l'80% dell'ultimo stipendio. A 36, io ne ho 58, io ho 22 anni in pensione. E queste
malizie purtroppo ci hanno creato un debito pubblico che è stato trasferito adesso nei miei figli. Io ho 3 figli, c'è uno che è contentissimo, lavora al Nike, ha fatto il master, ha fatto l'economia, ha fatto quello, è tutto contento, che guadagna 900 euro al mese, che è colpa delle generazioni nostre, si guadagna solo 900 euro al mese. E questo purtroppo è un problema che io lo devo far avvertire, anche se poi so che populisticamente parlando è molto più semplice dire soldi per tutti, bastardi tedeschi, bastardi olandesi, noi meritiamo tutto, siamo qui, dateci soldi, mutualizziamo i crediti. Ci vuole una mezza misura. E io la penso così, io non sono né per i tedeschi né per gli italiani, però preferisco guardare le cose secondo il mio livello di giustizia. Quindi va bene tutto, ma con il grano salis. Purtroppo oggi ci possiamo permettere un qualche cosa di meno perché abbiamo un po' sprecato nel passato e quindi dobbiamo un pochettino fare un po' meno degli altri. È un po' quella storia. Chi mi ha seguito tutto il 2019, che io ce l'avevo con Trump, con Powell, che abbassavano i tassi di sconto quando si vantavano di fare più 4 di PIL, e con le borse che guadagnavano tutti i giorni guadagnavano le borse. Oggi, evidentemente, se avevano tenuto quello stock di liquidità e quei tassi alti, l'effetto della discesa dei tassi sarebbe stato prorompente. Molto di più di questo di adesso. E infatti, mentre parlavo, il Nasdaq ha già perso 100 punti perché era 7.700 e adesso siamo di nuovo a 6.600, e questo fa vedere che i miei tipi di ragionamenti non sono contentissimo. L'Italia si è impegnata negli ultimi anni, l'Italia ha fatto i servizi in avanzo primario, ci sono stati. Non faccio, cioè, io direi anche con i miei pensieri, solo che poi faccio incazzare delle persone, però ci sono state delle persone che hanno fatto stringere la cinghia, altri un po' meno, e purtroppo faremo tutte le manovre giuste, ma un pochino meno dei tedeschi, lasciatemelo dire, perché probabilmente loro avaramente hanno qualche cosina in più. Spero, così chiudiamo, poi passiamo anche a un'altra domanda, deroghiamo. Spero che si facciano sti Eurobond perché sono italiano, perché sono convinto che mutualizzare delle operazioni importanti di finanziamento all'Italia serva, se garantita anche dai tedeschi e olandesi, ovviamente progetti ben limitati relativi al coronavirus, per cui ricostruzioni, non mutualizzare da sempre, perché gli italiani poi se ne approfitterebbero e per farsi eleggere, oltre al reddito di cittadinanza, oltre quota 100, oltre tutte queste cose, chiederemmo che anche la figa gratis, scusate il termine, a Bologna si dice, cosa vuoi? Ti raddoppi i soldi e ti diamo la figa gratis, le più belle. Allora mi voti, sì. Noi diciamo così, figa gratis per tutti, come diceva Cettola qualunque, qualcosa del genere. E quindi, scusate un po' la divagazione, bisogna essere un po' limitati. Dimmi, dai, un'altra domanda, dai, tanto. No, per questo Tony possiamo chiudere. Tanti Ma non so se complimenti. si dice da voi giù, insomma, la figa gratis per Vabbè, tutti. quella è internazionale, Tony, quindi. No, ho capito, ma come spot elettorale, no? Noi lo usiamo come spot elettorale, allora ti voto perché, insomma, scusate, ma comunque chi è più maturo, maturo, un po' più anziano mi capisce, uno spot elettorale, no? Alla Berlusconi, 1 milione di Alla posti città, coperti. qualunque, come detto, più pillo per tutti. Criticavano Berlusconi 1 milione di posti di lavoro, poi criticavano Renzi per gli 80 euro, 5 Stelle. Per me sono i più geni, cioè dal punto di vista del marketing, lo dico, un genio Grillo, infatti hanno stravinto e hanno preso un sacco di voti perché se 1 milione di posti di lavoro si rideva su Berlusconi o le 80 euro, la mancetta di Renzi si rideva su Renzi, questi hanno inventato reddito di cittadinanza e come idea di marketing li ha fatti stravincere le elezioni, per cui un plauso a Casaleggio e a Beppe Grillo che hanno trovato 5 anni fa questa soluzione. Ottimo, Tony. Allora, ci sono diverse domande, comunque molti
A molte abbiamo già risposto, le altre richiederebbero comunque altri minuti che purtroppo non abbiamo, però lunedì siamo di nuovo qui. Vincenzo ti dice grazie a te per la competenza e la schiettezza tipicamente bolognese. È quello che si apprezza, il modo di spiegare in maniera chiara e concisa concetti per niente semplici. Quindi perfettamente d'accordo con Vincenzo. Allora, Tony, tantissimi complimenti. Io poi permettetemi di segnalarvi un webinar che farò questa sera alle 21, quindi se avete tempo e voglia di seguire un'analisi attraverso il posizionamento dei trade retail, potete registrarvi sul sito di Tickmill e come sempre anche questo è un webinar gratuito. Per invece con Tony, noi ci vediamo lunedì alle 8:45 puntuali e vi ringrazio per essere stati numerosissimi, oggi abbiamo battuto tutti i record e vi do appuntamento quindi alla prossima settimana e buon weekend, anche se siamo tutti in quarantena, però cerchiamo di investire su noi stessi e spero che la registrazione, per chi non è riuscito a vederla, sia disponibile prima di lunedì. Grazie a tutti e grazie Tony. Grazie a tutti, è stato un piacere. Non comprate, questa è la sintesi di tutte le domande. Non comprate, riproviamoci domenica sera con Vision Forex oppure meglio ancora lunedì qui con Tickmill che siamo puntualissimi alle 8:45. Perfetto.